Sì, grazie Presidente. Intervengo per entrambi gli ordini del giorno. Abbiamo qui anche il Presidente della Commissione Ambiente. Per quanto riguarda Corso Trieste, ci preoccuperemo di fare un'altra commissione per fare il punto della situazione e su quell'ordine del giorno, fatte le analisi nella Commissione, valuteremo bene con una discussione approfondita il da farsi. Pertanto, oggi comunque ci asteniamo su quell'ordine del giorno. Per quanto riguarda la cocciniglia, detto francamente, io chiederei al consigliere Bordoni di ascoltarle bene le commissioni, perché ne abbiamo fatta una qualche giorno fa, dove è intervenuto anche il Ministero delle Politiche Agricole col sistema fitosanitario nazionale. Loro hanno detto, innanzitutto, questo è un problema uno di tutto il territorio nazionale. L'Ordine degli Agronomi, che è un soggetto esterno a Roma Capitale, ha detto che l'agire del servizio giardini, quello che stanno facendo adesso, è corretto, tanto per cominciare. Il Ministero ha indicato, nella nostra Commissione, ha indicato che a giorni darà le istruzioni a tutte le regioni su come agire sulla cocciniglia, sia in tempi brevi che in tempi lunghi. È ovvio che oggi fare delle analisi sui costi da sostenere per intervenire su questo è impossibile, proprio perché bisogna aspettare. Cosa dice il Ministero relativamente a questo problema? Un problema, lo ripeto, nazionale che stanno affrontando tutte le città, è molto serio e c'è l'attenzione del Ministero, della Regione e del Comune a far sì che questo problema sia affrontato nel modo migliore possibile. Per cui non facciamo speculazioni politiche sulle cose, noi su questo altro ordine del giorno comunque ci asteniamo. Grazie.